Amministrazione. Buongiorno, Gino Spinelli. Senta, questo conto di Silvio Berlusconi di cui le Scusi, scusi, avvocato. Ci sarebbero delle domande da fare. Scusate, non abbiamo compreso. Prego, completi siamo anche pure. famosissimi, vuole fare il controesame. Faccio. Ma che ci sia il consenso poi a far fare l'esame a me su altri profili. Perfetto. No, 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 andiamo per ordine. Molto più lungo. Dottor San Germano, andiamo per ordine, prego, proceda lei. Chiedo scusa, signor Presidente, prendo la cartella. Dottoressa Boccassini, scusi, guardi che si è trattenuta l'elenco che ha mostrato al testimone che avevamo già acquisito, perché prima che finisca in mezzo alle carte, poi Posso, no. Prego. signor Presidente? Allora, Ragioniere Spinelli, Sì, buongiorno. Lei buongiorno. conosce Elmarug Karima intesa Ruby? Ruby, Elmarug Karima. Sì, le spiego, sì, la Sì, conosco, l'ho vorremmo sapere conosciuta, quando l'ha ecco. conosciuta e perché. Allora, all'incirca sarà stato maggio del 2010, potrebbe essere all'inizio maggio, fine maggio, insomma. Il dottor Berlusconi mi aveva telefonato dicendomi che sarebbe venuta da me questa persona che ha delle necessità di sentire Non qual si è il suo sente problema. bene, Ragione Spinelli, non si sente bene. Dunque, Alzi un po' il microfono per sicurezza. È proprio la tonalità del tono di voce. Ma è proprio una questione di tonalità, il microfono funziona bene. Lei è se lo alzo sfortunato, ha proprio magari un tono di voce che non viene bene registrato e allora deve proprio sforzarsi di alzare lei la voce perché non c'è altro sistema. magari Stava dicendo che ecco, a ho maggio alzato un po'. 2010. Sì, ecco, quindi nel maggio 2010 il dottor Berlusconi mi ha telefonato preannunciandomi la vista di questa persona, dicendo ha dei problemi, ha bisogno di essere aiutata, senta qual è il suo problema e veda un po' di dare una mano. In effetti poi mi ha telefonato, è venuto da me e mi aveva chiesto 5.000 euro. Quando è Io venuto da lei? Sempre nel maggio? Sempre, sì, poco dopo la telefonata. All'inizio di maggio, alla fine di maggio, a metà riesce a Circa, datarla? sono stato circa a metà, diciamo, ecco, però sinceramente il giorno Non ce lo non ricordo. me lo ricordo, ecco. Viene da lei? Comunque viene da me e quindi mi ha chiesto 5.000 euro. Mi ricordo perché, insomma, il dottor Berlusconi non aveva parlato di cifre, mi aveva detto dia una mano. Allora io Cioè, per non aveva fatto la cifra precisa. No, non mi aveva detto, mi chieda qual è il suo problema. E io per evitare, per non esagerare, le ho dato 3.000 euro. Le ho dato un po' di meno, ho dato 3.000 euro. Poi si sente male? Scusi, ragioniere, un A attimo solo. basso? Scusi un secondo. Si sente, dicevo. Però registra. No. Dunque, ma sono sempre io, sempre. Provi a parlare un pochino più forte e magari a Sì, scandire vado un po' meglo. più ad Sì, agio, no? ecco, parlo un po' più ad agio, magari Vuole fare un riesco. momento di pausa, Ragione Spinelli? No, non credo Se lei che. desidera, No, facciamo. non credo che in Se 5 il minuti le cambi il Presidente tono di consente. voce. Sì, Non credo che ma sia ho un cominciato problema subito di così. pausa, se ne ha bisogno, perché abbiamo Non capito so, che oggi è un proprio po'. come una spina in gola. Vabbè. Allora, andiamo Non avanti. si preoccupi, Ecco, lei parli lentamente, proprio scandendo lentamente. bene le Ecco, parole. ok, grazie. La signorina Dunque, Elmarug Karima le chiede mi 5.000 ha euro. chiesto 5.000 euro. Io, non avendo avuto indicazioni precise, non mi sono fidato a dargli tutti e non ho dato, credo 3.000. Ecco, ho dato, credo 3.000 euro. Comunque poi lunedì, quando ho visto il dottor Berlusconi, glielo ho detto, e lui mi ha detto, beh, di anche la differenza, e qualche giorno dopo, credo, non so, la settimana successiva, le ho dato altri 2.000 euro. Ecco,
Quindi il dottor Berlusconi le dice di dare la differenza, ma la Elmarou Karima come fa a sapere che lei le darà l'ulteriore esborso? Vi sentite telefonicamente? Viene direttamente? Ma avrò telefonato io in quel caso lì, essendo stato autorizzato, o mi ha chiamato lei perché... Quindi lei aveva il cellulare della Karima? Sì, me l'ha dato in quell'occasione. La prima volta, Karima stessa? La prima volta che è venuta... Poi mi aveva chiamato sul cellulare, quindi l'ho memorizzato. Come venne e dove venne Karima? Presso il suo ufficio? Il mio ufficio a Milano 2. Come venne? Lei uscì, le andò incontro, potete verificare come arrivò lì? Penso che abbia preso un taxi, però non ho visto, non ho guardato. Quindi lei dette la prima volta 3.000 euro? 3.000 euro. Poi una successiva? Poi gli hanno dato 2.000, sì, era per completare la richiesta. E seconda, se eravamo a metà maggio era ancora maggio, se eravamo un po' più in là sono stato inizio di giugno, però ecco, in questione di una settimana o 10 giorni più o meno, ecco. Poi è venuta un'altra volta, qui eravamo credo in giugno, che aveva degli ematomi in faccia e lì senza preavviso. Però faceva veramente pena, ha raccontato che la sua vicina, non so, la sua coinquilina l'aveva picchiata, eccetera, e io gli ho dato ancora 3.000 euro, che, o qualcosa del genere. Sempre su autorizzazione del dottor Berlusconi? In quel caso lì credo di essermi arrischiato, faceva pena, o ho telefonato oppure mi sono fidato. Perché lei rispondendo... alle domande sì, ha sempre detto, con grande precisione che lei non si azzarda mai a fare nessun tipo di atto dispositivo senza la preventiva autorizzazione del dottor Berlusconi, questo, essendo soldi sì, di questo vero, certo. In questa occasione avrebbe fatto un'eccezione. Ecco, non mi ricordo se ho telefonato per chiedere l'autorizzazione o se mi sono fidato e mi sono rischiato, mi faceva pena, ecco. Tante volte io dico, ma quelle piccole cose, questa non è tanto piccola, ma per piccole cose la mia battuta vuol dire che mi verrà trattenuta da stipendio. Era visibilmente segnata in faccia. Aveva dei segni in faccia, sì. Mi ha raccontato una storia penosa, che l'aveva buttata fuori di casa, l'aveva picchiata. Ecco, io, quello che so è quello. Ho capito. Lei non ricorda se in questo caso ricevette o meno l'autorizzazione di Berlusconi? Ecco, può darsi che vi ho telefonato, però non ci giurerei. Oppure ho fatto la battuta, mi tratterà dallo stipendio. Ecco. 3.000. 3.000, ecco, sì. Ecco. Senta, ci sono state altre dazioni alla signorina Maruga? Ecco, dopo, essendo venuta quella volta lì, ma lì faceva pena, eccetera, senza preavviso, è venuta un'altra volta senza preavviso. Quel giorno io non ero in ufficio, quindi la prova che non aveva avvisato, perché io ero in centro a Milano per qualche appuntamento, eccetera. E devo parlare, ecco, più. E la distanza questa era meglio, no? Ecco, voce alta. Dunque, quella volta è arrivata senza preavviso, si sente meglio, no? Scusi. Ecco, è arrivata senza preavviso e ha parlato col mio collega, perché che si chiama? Scabini. Ecco, il quale mi ha telefonato sul cellulare, era in imbarazzo, non sapeva cosa fare, ce l'aveva lì davanti, ho detto, non ho avvisato, non siamo autorizzati, non so niente, mandala via. E ho messo giù. Quando sono tornato in ufficio, il collega mi ha detto che l'aveva proposto di darle 50 euro. Lei ha detto che doveva pagare il taxi, che non le bastava, e le ha dato 100 euro. Ecco, quindi quella volta lì. È più tornata. E poi, prima delle ferie non è più tornata, perché nel frattempo, finito luglio, agosto... Quindi prima delle ferie dell'anno 2010. Deve essere tornata ancora senza preavviso,
non mi ricordo se fine settembre, perché telefonava, ogni tanto mi telefonava, anche al sabato, a volte è impegnato con delle persone, in quel periodo ero impegnato per dei lavori, una mia ristrutturazione della mia casa, ero lì con la gente, dovevo anche allontanarmi, che mi chiamava, eccetera. E io dicevo sempre, devo chiedere, se non mi danno l'autorizzazione non posso fare niente. E allora, credo verso fine settembre, è arrivato ancora senza preavviso, e quella volta lì, credo che sia venuta in macchina, okay? Perché si era persa per Milano 2, mi ha telefonato, perché io avevo dato indicazioni per venire, però ho anche detto, non eravamo d'accordo a niente, e non so, io non ho novità, non sono autorizzato a fare niente. E alla fine insiste, gli ho dato qualche 100 euro, diciamo massimo 300 euro, ecco, no, qualche 100 euro l'ho dato, perché faceva anche lì, anche a un certo punto per allontanarla, ecco, perché sennò non andava via. Questo è l'ultimo contatto diretto che lei ha avuto? Di persona, sì. Poi ho fatto ancora qualche telefonata. Quindi questa è stata l'ultima dazione che lei ha fatto alla signorina Maruca Ruima? Che io questa credo modesta sì. Dazione di centinaia di euro? Direttamente sì. Quindi in totale, riassumendo, quanto ha dato a Ruby? Quindi allora 3 più 5, 8, diciamo meno di 10.000 euro, ma saranno 9, 8, no, che... 8.400, ecco, 8.400 euro. 5.400 euro tra il maggio e settembre 2010, settembre. È 5.000, corretto? Esatto, 5.000 la prima volta, 3.000 o 3.500, potrebbe essere stato anche 3.000 la seconda volta, poi 300 e 100, ecco, no, 100 e 300, cioè prima il 100 poi il 300. In queste occasioni senza preventiva autorizzazione del dottor Berlusconi? Queste piccole dazioni? 100 nemmeno io, ecco, avevo dato l'ok, ecco, il 300 anche lì. Senta, dalle intercettazioni che abbiamo in atti, risulta che la signorina Maruca Ruima si sia recata da lei il 22/9/2010, sto facendo riferimento, lo dico per il Tribunale e per i difensori, alla telefonata numero 2130 del 22/9, in cui lei poi dà una serie di indicazioni a Ruby per trovare materialmente l'ufficio. Ah beh, ecco, è quello che io... Materialmente l'ubicazione dell'ufficio. Sì. Ecco, è quello che io non ricordavo se a fine settembre o prima di ottobre, che è arrivata senza preavviso, però era in macchina e quindi non trovava la strada. Le altre volte si vede che era venuta in taxi, penso. Poi abbiamo una serie di intercettazioni, faccio riferimento ai progressivi 1267, 1542 e 1643, in cui lei interloquisce personalmente con Emma Maruca Ruima, la quale le chiede dei soldi. E lei, se vuole le leggo, rinvia, le leggo signor Presidente, sia pur nei passaggi magari salienti, la prima che vorrei leggere è quella 1267, dove Ruby... Subito, avvocato, chiedo scusa. 14.9, l'avevo detta per la verità, 14.9.2010, dove lei, Ruby, le dice, ma mi risponde sempre una ragazza ed è abbastanza acida, riferendosi alla segretaria. Esatto. Sì. Le volevo chiedere la cortesia, se lei poteva parlare direttamente con il Spinelli, proverò a chiedere, sì, devo, sì, se può provare a chiederglielo, a dirgli che veramente sono in situazioni non gradevoli. Quindi Ruby fa sempre riferimento, e lo fa anche nelle successive telefonate, alla necessità che lei interloquisca con l'onorevole Berlusconi per ricevere autorizzazione alla dazione di denaro. Esatto. È corretto questo? Esatto, sì, sì, corretto. Quindi? Cioè, lei chiede a me di, di avere l'autorizzazione di Berlusconi, ecco, perché lei oppone, lei spiega, dico, io, se non sono autorizzato... Non... Quindi anche con Ruby, nella sostanza, la procedura è stata è quella, sì. Senta, le volevo chiedere, visto che si tratta di dazioni in contanti, sia pur per quanto lei dice, per somme che rientrano negli 8.000 euro... Lei non ha nessuna indicazione per valutare il soggetto a cui i soldi vengono dati?
potrebbe essere chiunque, un pregiudicato, qualunque persona. Ecco. Il dottor Berlusconi non le dà nessuna indicazione e voi non fate nessun tipo di accertamento per verificare a chi a quale soggetto, ecco, a quale persona voi elargite delle somme di denaro in contanti. Dunque, io dopo tanti anni che lavoro per il dottor Berlusconi, se lui mi dice qualcosa, non dico che sono col paraocchi, no, però lo eseguo. Se ho qualcosa da dire, poi non so che una persona è stata arrogante, poi io glielo dico, perché lui lo sa che sono quello che ho in mente, glielo dico, me l'ha detto una volta, che sono solare, quindi mi conosce da un po', ecco, per cui non vado a indagare. Se lui mi dice la visione o il tale, perché, per carità, abbiamo aiutato, stiamo aiutando anche altre persone, non è che parliamo solo di queste cose, anzi questa è una minima parte, si può dire, e quindi io non vado comunque a indagare di chi si tratta, nelle risultano, e magari mi dice non so, tale ha il papà malato, ha necessità, la banca che ha sollecitato è uscita dal conto in rosso, cose del genere, ecco, quindi, ma niente di più, ecco. Sì, va bene. Abbiamo detto che il rapporto con Rubi si estende tra l'inizio, suo personale, il rapporto che lei ha specificato nei termini in cui ha specificato e di cui prendiamo atto, tra maggio e settembre del 2010. Siamo d'accordo? Sì. Esatto, sì, sì. L'onorevole Berlusconi le disse mai nulla in ordine a eventuali parentele, rapporti parentali della signorina Elma Ruccarima che lei finanziava su disposizione del dottor Berlusconi, per somme che lei ha descritto essere abbastanza piccole, specialmente se poste a raffronto con quelle fino a poco fa analizzate. Le ha mai detto niente? È la domanda l'onorevole Silvio Berlusconi circa parentele della signorina Rubi che veniva un po' a mendicare soldi. No, non hai parlato di dettagli di questo genere. No. Di? Dettagli, ecco, dettagli. Ah, dettagli. Quindi non è venuto fuori nulla da parte del dottor Berlusconi su questi profili. Benissimo. Lei conosce, e passiamo a un altro aspetto, la signora Nicole Minetti? La conosco senz'altro e devo dire che per un po' di tempo la conoscevo soltanto di nome. Poi ho iniziato, l'ho vista qualche volta, ma sarà stato, adesso non vorrei sbagliare, aprile, ma sempre del 2010, ecco, prima la conoscevo, anche perché era stata eletta alla regione, eccetera, quindi sapevo, ma di persona l'ho conosciuta, credo, intorno dopo la primavera del 2010, ecco, che di persona sì. Ma previamente aveva avuto dei rapporti telefonici? No, neanche telefonici, quindi possiamo datare l'insorgenza del rapporto fra lei e la Minetti? Credo aprile-maggio 2010, forse anche dopo, ecco. Aprile-maggio 2010, anche dopo. A che cosa è dovuto il nascere del rapporto tra lei e la Minetti? Fu un rapporto, dunque, per così dire, diretto oppure sempre immediato, ovvero nell'interesse di Silvio Berlusconi? Sì. Beh, lei mi aveva spiegato, naturalmente poi ho chiesto conferma al dottor Berlusconi, mi aveva spiegato che si stava occupando degli affitti degli appartamenti di Via Olgiettina, non sapevo esattamente quanti fossero, Via Olgiettina non sapevo nemmeno che fosse una viettina, pensavo fosse solo quella che passa davanti a San Raffaele, non avevo mai notato quella viettina lì. E quindi c'era il problema di rimborsare gli affitti che lei pagava, eccetera. Allora lei mi ha telefonato dicendo, sarà venuta, immagino, a portarmi le carte, portarmi le bollette. In assoluta buona fede, immagino, però dà per scontato dei passaggi che invece vanno chiariti. Sì. No, scusa, io se non sono stato chiaro, però
Quindi la Minetti veniva a chiederle dei rimborsi a lei, giusto? Ecco, per il pagamento degli affitti di via Oggettina. Ho sintetizzato bene? Sì, cioè lei mi aveva portato le bollette che per me, a me servivano anche per controllare, per mandare i soldi così, però prima, a parte che il bonifico poi me lo firmava sempre il dottor Berlusconi. Perché quindi le provviste le metteva a disposizione l'onorevole Berlusconi? Sempre, sì, sì, ecco. Quindi... a me serviva come giustificativo. E quindi il flusso di denaro ce lo può descrivere qual era in riferimento agli appartamenti di via Oggettina 65? È la domanda. Qual era, qual erano i passaggi di denaro? Quindi la, la Nicola Minetti ho, chiarito, ho capito meglio successivamente che aveva alcuni contratti intestati a lei o suo padre o a tutte e due e il, per cui c'era il problema, siccome gli affitti formalmente li doveva pagare lei, c'era il problema di rimborsare il, quindi il prestito in questo caso risulta dato a, a Nicole Minetti, non alle inquiline che io non sapevo neanche chi fossero. Con cui lei non ha mai avuto contatti? In quel periodo no, successivamente sì. Ecco. In quel periodo non avevo ancora avuto quindi nessuno. La gestione degli appartamenti di via Oggettina 65 era nelle mani nella di Nicola Minetti. Sì. Le provviste per i pagamenti li metteva lei, veniva da me, è venuta, ha cominciato comunque nel quel periodo lì, credo aprile maggio del allora, 2010. Vediamo un po', non so esattamente da quando sono stati fatti i contratti, questo benissimo. Vediamo un po' cosa esattamente pagava il dottor Berlusconi? Cioè quali voci? Ah, l'affitto, quindi il canone di locazione. Il canone di locazione, le spese condominiali, il riscaldamento quando c'era, basta. Le bollette, qualcuno aveva le bollette delle utenze, luce, le utenze gas, può essere, le domande. Sì, anche le utenze, il gas, se può essere che insieme ci fosse anche quello, ecco. Lei ricorda quanti erano questi appartamenti? Innanzitutto conferma che si tratta di appartamenti di via Oggettina 65? Sì, sì, sì. Quindi conferma. Ricorda quanti erano questi appartamenti? E a chi erano intestati? Lei ha parlato di contratti intestati a Minetti o al padre. Lei ricorda gli altri formali intestatari dei contratti di locazione? Sì, io devo dire che le idee chiare non le ho mai avute. Per chiarirmi un po' di più ho dovuto andare dalla signora Donati, che è l'amministratrice del condominio, lì della proprietà, ecco, perché se no non venivo a capo. Poi ci sono stati degli spostamenti, cioè io sinceramente non ci capivo. Quando li ha fatti questi accertamenti? Li ha fatti in funzione di questo processo lei? Cioè, un po' dopo, ecco. Per prepararsi quando... a venire a rendere testimonianze? No. Per pagare. Ah, per pagare, sì, benissimo. Sì, per pagare. Allora, ci ultimamente ho fatto un abbiamo fatto un bonifico per gli affitti aprile, maggio, giugno di quest'anno. Di quest'anno? Ecco, direttamente alla società proprietaria degli immobili. Che è la società proprietaria? Se lo ricorda? È la Frizza? Come? Frizza? Glielo suggerisca più glielo forte perché non credo che abbia sentito. Sì, Frizza? La Frizza, sì, immobiliare Frizza. Sì. Perfetto. Allora, no, c'è problema. Sì. Allora, vediamo, quindi lei fin di recente, su disposizione di Silvio Berlusconi, sì, con soldi di Silvio Berlusconi, sì, ha pagato dei canoni di locazione pertinenti a queste abitazioni di via Oggettina 65. Sì. La domanda era se lei ricorda chi erano i formali intestatari dei contratti. Lei ha detto che ha fatto un rendezvous, una verifica, se ce li può dire. Ecco, successivamente, quindi... perché, ecco, in particolare una, siccome è un po' una cosa particolare, ci tengo a precisarlo. Sì. Un giorno, che sarà stato sempre quel periodo lì, aprile, maggio, non capivo il perché, ho capito dopo perché la Nicola Minetti aveva già tre contratti di affitto a suo nome o di suo padre, se non di più. Adesso, questo. Il dottor Berlusconi mi ha detto: senta, questo contratto lo garantisca lei. E allora mi sono interessato del contratto di affitto del Polanco a Maristella. Quindi
la signora García Polanco Maristel era una delle beneficiarie. Non avendo editi, quindi abbiamo fatto abbiamo garantito il contratto di locazione a chi era intestato? Alla Polanco. Quindi formalmente è intestato alla Polanco. Poi abbiamo garantito. Quindi, e lei presta una... quello il nome l'ha garantito lei personalmente? Sì, sì. Era la prima volta che lo sentivo, però ho imparato il nome di questa persona. Benissimo. E poi Minetti e gli altri so che sono passati, c'erano le gemelle del Vivo, glielo suggerisco. Ecco, una Anna Wiesen che però è andata via quasi subito. Ecco. Di Spinoza Risley, la ricorda? La Aris che è ancora adesso, ecco, la Aris è ancora adesso, la Iris forse c'è ancora adesso. C'era la signora Iris Berardi? Ecco, che sta cercando casa. Lei conosce la signora Barbara Fagioli? La Barbara Fagioli, però non era lì anche lei, no. Quello non lo so, ecco. Perfetto. Non avrei... Allora, quindi la gestione era interamente consegnata alla signora Minetti. Sì, sì. Nei tre contratti intestati alla Minetti, nelle tre abitazioni correlative, vivevano, immagino la Minetti in tutte e tre, vivevano diverse persone, giusto? Sì, sì. Tra queste che lei ha menzionato. Queste, ecco, sì, sì. No, un momento, scusi, i tre... contratti d'affitto intestati a Minetti, ma il contratto ad esempio che era stato intestato a Polanco, che lei ha garantito, lo gestiva comunque il pagamento dell'affitto Nicole Minetti o a quel punto provvedeva lei per conto della Polanco? Per me cambiava poco, perché comunque pagava il dottor Berlusconi, quindi cioè, ecco, io ho solo risposto a una richiesta del dottor Berlusconi che mi ha detto garantisca, ma è dal punto di vista finanziario era lo stesso. Ecco, dal punto di vista formale, chi riportava i documenti per pagarlo l'affitto? Dunque, Minetti per un certo, portava Polanco? Ecco, per un certo tempo la Minetti ha fatto da collettore, secondo mi pare di ricordare, quindi raccoglieva un po' tutto e poi mi dava la cifra e io preparavo il bonifico e lo facevo firmare dal dottor Berlusconi. Dopo può essere stato anche che è stato fatto anche un po' più la spicciolata da un certo punto in avanti, che non so dire, sono quelle cose che avvengono un po' gradualmente, non c'è un giorno in cui è cambiato il sistema, ecco. Adesso abbiamo fatto un sistema più semplice, anche perché stanno andando via, stanno cercando altre case. Quelle che sono rimaste mi sono fatto dare il riepilogo dalla signora De Marchi e ho verificato come ho potuto e ho fatto fare il bonifico dal dottor Berlusconi e sono andato avanti e quindi fino a fine giugno siamo a posto. Lei ha detto, e lo ha ripetuto adesso, che le provviste per i pagamenti completi delle abitazioni, canone di locazione, utenze, condominio, li metteva a disposizione l'onorevole Berlusconi. Sì. E la gestione poi di tutto, quindi le singole erogazioni, le problematiche inerenti a queste case, era affidata a Nicole Minetti. Lei sa a che titolo Silvio Berlusconi pagava tutti questi emolumenti in favore di queste ragazze? Ma soprattutto perché mediava Nicole Minetti? No, per me erano tutte persone che non avevano ancora un lavoro, qualcuna forse sì nel frattempo, quindi avevano bisogno, quasi tutte arrivavano dall'estero, non avevano casa, io non mi sono mai chiesto perché ha aiutato, non so, un ex imprenditore o un ex attore o un ex... musicista, cioè tutta gente che... No, ma la domanda non è quello che si è chiesto lei, quello che le è stato detto dall'onorevole Berlusconi, se le ha detto qualcosa. No, che non provvedeva a pagare, cioè che queste non avevano la possibilità di pagare queste persone e provvedeva lui a pagare, ma senza una motivazione, ecco. A queste stesse persone che lei ha nominato, che sono Iris Berardi, García Polanco, Wiesen Ioana, De Vivo Concetta, De Vivo Eleonora, lei ha elargito anche somme dirette, ovvero somme in denaro? È capitato o no? Qualche volta sì, qualche volta sì. Qualche volta può cercare di, se riesce a memoria, di essere un po' più preciso, circoscrivere il periodo e l'entità delle somme. Allora,
Dunque, se posso parto dal fondo, che è più semplice, cioè da quest'anno facciamo mensilmente un bonifico a testa, firmo bonifici, dopo al massimo resta fuori la bolletta e il dentista o qualche cosa, ma se no il grosso lo sistemiamo così, con un bonifico mensile a queste persone e così. Cioè, non capito, scusi ragioniere, cioè queste persone, includo nell'elenco anche Barbara Guerra, che fra l'altro lei la conosce, fa parte del novero di queste ragazze. Cioè, voi, sempre su disposizione, le domande dell'onorevole Berlusconi, erogavate un bonifico mensile a ciascuna di esse? No, quest'anno, che è un po' quest'anno 2012. Più sistematico. Prima c'erano bonifici occasionali, perché c'erano, e soprattutto per le cifre più importanti, perché... finché 2-3 mila euro massimo, ok, ma 10 mila euro preferivamo fare il bonifico anche prima. Ma come funzionava il sistema? La domanda era sulle dazioni di somme in contanti direttamente erogate da lei. Come la ragazza, la singola ragazza, veniva al suo cospetto, come funziona, come faceva a ricevere? Lei riceveva sempre un input. Ecco, durante la settimana mi telefonavano per dire che aveva bisogno, mi raccomando, si ricordi di me, io prendevo nota, e al lunedì, quando avevo l'appuntamento ad Acre, dicevo questa persona ha chiesto questo, questa ha chiesto altro, eccetera, eccetera. E lui mi diceva cosa fare, per cui dopo dovevo solo preparare delle buste e quindi facevo... Quindi i contanti venivano immessi in una busta e da lei direttamente consegnati alle singole richiedenti, corretto? Esatto, sì. Lei non conosceva le domande o conosceva i giustificativi delle singole relazioni? No, per queste cose no. No. Io sapevo che dovevo dare 2.000 euro, mettevo una busta 2.000 euro. Trattavasi di soldi tratti dalle provviste personali dell'onorevole Berlusconi. Esatto. Quindi erano quelle cifre che poi reintegravamo, quando ne parlavamo prima, che facciamo quei prelevamenti, quelle cifre che poi integravamo nella cassa di Ancoli. Lei sa se queste ragazze frequentassero l'abitazione dell'onorevole Berlusconi, intrattenessero con lui un rapporto personale? Beh, adesso non so. No, quello che ha letto sui giornali, no. Allora? Non l'ho mai incrociate a Milano 2. Cioè, quando gli dava i soldi? No, scusi, ad Ancoli. Non l'ha mai incrociata ad Ancoli? Ad Ancoli. A parte che io che ho conosciuto prima del sempre di quel maggio circa anche dopo anche settembre 2010 erano pochissime, quindi gli altri per me erano tutti un nome, ecco. Massimo dicevo prima, una volta forse la Sorcinelli, che però si fermava, non entrava neanche in ufficio, in doppia fila, in macchina. Prendeva la busta e andava. Che metteva in una cartelletta, ecco. Va bene, ci riserviamo eventualmente di concludere. Grazie. Prego, Avvocato Ghedini. Soltanto un'unica richiesta di chiarimento a Ragione Spinelli, cioè se lei sa quel conto personale dell'onorevole Berlusconi, come veniva alimentato, cioè da dove provenivano quei denari che c'erano dentro quel conto? Il conto presso il Monte Paschi? Quello di cui abbiamo parlato oggi, che è di quella conto 1.29. Sì, esatto. Ecco, in pratica si può dire gli unici redditi del dottor Berlusconi si può dire che sono i dividendi che distribuisce il gruppo. Quindi quel conto era alimentato dai dividendi? Dai dividendi del gruppo. Va bene, grazie. Lei ricordi in quegli anni quanto erano i dividendi 2009-2010 che entravano nel conto personale di Berlusconi? Scusa, cioè le cifre? Sì. Che sono entrati nel conto personale i dividendi che sono entrati grosso modo, ecco, perché il 2009 è stato un anno in cui il dividendo è stato molto alto, grosso modo sì, più di 100 milioni, ecco, più di 100 milioni Poi basta guardare anche la dichiarazione della regione, sì, certo, basta guardare. Sicuramente più di 100 milioni, ma potrebbe essere
e anche 2010, anche 2010, quindi 2009 forse ancora di più, ecco, 2010 in più di 100, anche 2010 era più di... Ecco, senta, lei ha fatto accenno sulla domanda del pubblico ministero al fatto che attraverso lei il onorevole Berlusconi beneficiava anche altre persone. Sì. Tra l'altro ha detto queste somme di cui parlava il pubblico ministero, escluso delle mora che parte a sé, sono una piccola parte di quello che dà Berlusconi elargizioni di liberalità. Certo, sì, sì. Vorrei dirci qualcosa di più in proposito? Ma ecco, anche qui tornando un po' al teso, perché quello che naturalmente più recente è dopo l'alluvione in Liguria, ha contribuito con 50.000 euro a una sottoscrizione fatta dal giornale Libero tramite la fondazione, perché poi anche la fondazione Luigi Berlusconi quando fa donazioni ne fanno con soldi che da sempre o lui o sulle società, quindi sono sempre soldi del dottor Berlusconi, ecco. Questo è uno. Poi in precedenza ha dato soldi per esempio a Suor Paola, era famoso qualche anno fa, tifosissimo della Lazio, che portava i bambini allo stadio, ecco, e quindi ha dato dei soldi per aiutare i bambini. Ecco, e poi tutti gli anni in agosto ci sono bambini malati di leucemia che sono curati dal San Gerardo, dall'ospedale San Gerardo di Monza, che lì tramite questa signora, una dottoressa, peraltro anche lei malata di tumore, che cura questi bambini, e ogni anno fa fare dei viaggi per distrarli un po', un anno sono andati in Canada a fare la pesca e noi diamo i contributi per il viaggio, paghiamo il viaggio praticamente, il dottor Berlusconi, quindi ci metto dentro, paga il viaggio per questi bambini. Ecco. Persone fisiche che non fossero di sesso femminile, negli anni 2009-2010, ecco, sono 2009, state, che le ricorda, elargizioni? 2009... ecco, il problema è di entrare in quel periodo lì. Allora, se noi con il tempo di fare un elenco delle elargizioni di liberalità di quegli anni, lei sarebbe in grado di ricostruire? Sì, sì, l'abbiamo già fatto, è già stato anche distribuito. Ecco, sì. Ecco. Per tutto, grazie. Prego, pubblico ministero. Riprendendo un po' il discorso che faceva l'avvocato, quindi questi 2.000 euro che sarebbe bonifico, aspetti che lo devo trovare, ecco qui, il 22 aprile del 2009 effettivamente risultano un bonifico di 2.000 euro fatto dal conto del Silvio Berlusconi per una donazione al trofeo Karol Wojtyla, 2.000 euro. Sì, questa è una delle elargizioni che per esempio compaiono nel 2009. Ecco, di cifra piccola, è una partita di calcio che organizzano i salesiani a San Siro e tutti gli anni. Però i salesiani hanno dato anche 500.000. Come mai un così esiguo 2.000 euro, chiedo? No, è perché è la cifra chiesta, cioè hanno piccole spese. Però i salesiani hanno dato anche 500.000 euro per l'adozione a distanza, quindi qui chiedono cifre piccole tutti gli anni perché è solo per organizzare una partita di calcio a San Siro, poi San Siro viene dato gratis naturalmente, quindi, e poi vengono dati altri soldi da Publitalia, quindi hanno una serie di sponsor, quindi a loro bastano questi 2.000. Ho capito. No, perché effettivamente dalla lettura sempre dei documenti bancari, tanti bonifici, diciamo, in cui risultano donazioni, eccetera, poi può essere che io mi sono sbagliata, almeno nel 2009-2010, non è che più risultano. Le cifre più grosse sono uscite dalla fondazione, per esempio abbiamo dato 5 milioni a come si chiama, a donne... No, ma lasci stare la fondazione, per carità...
Sempre il conto. Il conto. Cioè arriva dalla fondazione. Io sto parlando del conto 1.29. Ah, conto 1.29. Solo quel conto lì. Per una fondazione è un altro conto. Ah, ecco. Quindi, una fondazione Luigi Berlusconi è un altro conto. Quindi, patrimonio ecco, quindi, più esteso del conto 1. Sì, ecco, per esempio a Don Gelmini. Quindi i bonifici a cui faceva riferimento l'avvocato Longo non erano indicati dal 1.29, ma questo volevo precisare, Presidente, perché se io confondo, ho avuto un momento, ho detto non mi ero resa conto, leggendo gli estratti conti dei due anni, che ci fossero queste uscite a favore benefico, ecco, solo per questo ho voluto. Sì, sì. Quindi lei ha parlato in generale del patrimonio, non del conto 1.29. 1.29, ecco, altre cose non mi ricordo, anche perché, ripeto, se, quando è possibile lo facciamo come fondazione, anche per usufruire dei vantaggi fiscali. Ecco, quindi, rispetto per esempio al conto della fondazione, che ovviamente non è in possesso negli atti di questo procedimento, ma per caso oltre a queste elargizioni veniva utilizzato anche per prestiti del tipo di quelli che stiamo oggi discutendo? No, anche perché siamo controllati, lo statuto è controllato. Certo. Ecco, non possiamo... Quindi l'unico conto su cui si potevano fare, che lei sappia, bonifici personalmente, è il conto 1.29. Ecco, però anche lì a volte... È così? Come? I prestiti infruttiferi utilizzava quel conto lì? No, la fondazione no. No, non la fondazione, quello mai. Quello l'abbiamo capito, ma avrà avuto anche più di un conto personale. Ah beh, può essere, sì. C'è quello, allora essere la banca... domanda del pubblico ministero. C'è anche la banca Intesa, l'Intesa San Paolo. Ecco, i due conti usati di più sono Montepaschi e Intesa San Paolo, Private o Milano Nord, Agenzia di Milano Nord. Ecco, quindi... i conti più usati sono questi. Poi adesso usati per i prestiti infruttiferi? Può essere che per cifre, può essere che, no, ragioniere, per qualche motivo, lei, non lo sappiamo. Montepaschi è più comodo perché sono lì vicini, a 100 metri dall'ufficio l'agenzia, però non si esclude che possiamo aver usato anche altre banche, però non sono sicuro, ecco, e comunque se così è in modo più occasionale, abbiamo capito? Sì, su altri conti, sì, più occasionale. Quello più usato è senz'altro Montepaschi, il 90% per queste cose, ecco, proprio anche per nostra pigrizia sarà, non so, per comodità. Ecco, praticità, vicino all'ufficio. Se no perdere un'ora di tempo, andare a tornare, portare il bonifico in 5 minuti... facciamo l'operazione. Non ho altre domande. Solo delle precisazioni. Lei quanto prende di stipendio, se è stipendiato? Qual è il suo rapporto? Dunque, io... Come viene corrisposto adesso, il suo emolumento? Siccome sono in pensione, quindi i miei compensi li percepisco tramite le quattro holding del dottor Berlusconi. Poi ho anche altri emolumenti di altre società, perché sono presidente della Immobiliare Idra, vicepresidente della Bell, che è la società dei figli, Barbara, Eleonora, Luisa, insomma. E insomma, ho altre cariche, per cui ho altre cariche in altre società. Per il vero e proprio stipendio lo percepisco da quattro holding del dottor Berlusconi, e lì sono circa 13.000 euro lordi al mese, ecco, in questo momento, sommate tutte e quattro le cariche nelle cariche, diverse società, ecco, gli emolumenti escluse le altre. È un compenso come amministratore, non è uno stipendio, ecco. Però quando sono andato in pensione il mio stipendio è stato attribuito, mi viene pagato tramite queste società. Quando lei ha detto che a giugno aveva dato 3.000 euro in contanti al Marug Karima,
di sua iniziativa sostanzialmente. Sì. Poi dopo lo aveva detto all'onorevole Berlusconi di averlo fatto. Sì, su, quello senz'altro, sì, sì. Ha ricevuto la sua approvazione, per cui in sostanza anche quei 3.000 euro li aveva pagati lui, o comunque aveva dovuto sostenerli dal suo stipendio personale? No, quella è una battuta che avevo fatto, ma se non avesse approvato me lo ricorderei bene, perché ho sempre cercato di non fare niente che gli potesse dispiacere, ecco. In quelle volte che c'è stato qualche disguido me lo ricordo, ma non per queste cose, per altre cose. Quando dice che consegnava i soldi in contanti a Elmar Karima piuttosto che agli altri nominativi a cui ha fatto riferimento prima, si ricorda le banconote? Se erano da 500 euro, se erano tutte da 100, se erano da 50, se era misto, se era dato irrilevante? Quello della rubia, in generale. Se ci sono delle differenze, poi c'è lo specifico. Ecco, adesso nello specifico, perché cerchiamo magari di spezzare anche un po', però devo dire che la maggior parte saranno stati anche da 500, da prezzi da 500. Sempre perché quando usciamo dalla banca con tutti questi soldi, meno diamo nell'occhio, meglio è. Ecco, quindi questo. E la stessa domanda, per quanto riguarda il denaro che lei era solito portare presso la residenza di Arcore dell'onorevole Berlusconi. Sì. Le banconote che taglio avevano? Anche lì, possono, anche da 200 a volte, da 200 qualcosa da 100, ma il grosso è sempre da 500, direi quasi sempre da 500, per lo stesso motivo, ecco. Non abbiamo capito, lei prima su domande della dottoressa Boccassini che le chiedeva ma perché lo stesso giorno venivano emessi due assegni che venivano incassati lo stesso giorno per importi diversi. Non abbiamo capito la spiegazione, ce lo vuole rispiegare, ecco, perché non abbiamo proprio capito. Ecco, lei ha detto perché così la banca ce li consegnava. È un'ipotesi. Però adesso mi viene in mente un altro particolare. Dica il particolare. No, proprio perché devo andare per tentativi anch'io. È capitato anche che magari la banca, un giorno in cui avremmo dovuto andare a prelevare, più che sciopero facevano assemblea, i dipendenti, quindi era chiusa la banca quel giorno, e quindi l'assegno che era programmato magari per il venerdì o per un giorno l'abbiamo incassato insieme con l'altro. Non ho altre spiegazioni, sinceramente, ecco, non so cosa dire d'altro. Ecco, o quella di prima o questa, per me è capitato, non so dire se in quel caso, ecco, però è capitato. No, l'ipotesi di prima che non abbiamo capito, perché se lei li assegni e li incassa lo stesso giorno, che motivo c'è di farne due diversi gli assegni? La banca è uguale, no? Gli assegni ce li firma tutti insieme al lunedì, cioè al lunedì magari ci firma tre assegni. Spieghi bene, perché vede che noi non sapendo... Quindi lei il lunedì quando va dice le probabili spese, le richieste e le probabili spese. Ecco, noi spezziamo la cifra in modo da non andare con troppe cose in un colpo solo, ecco. E quindi per qualche motivo... Poi un'altra cosa, sempre prima su domande del pubblico ministero, lei ha fatto una distinzione tra l'ordine che poteva avere dall'onorevole Berlusconi o l'autorizzazione che poteva avere dall'onorevole Berlusconi. Cioè, ci spiego un po', visto che appunto non c'eravamo e lei dice io tutti i lunedì andavo lì e si relazionava con l'onorevole Berlusconi. Sì. Ci spiega le modalità del rapporto, come avveniva, insomma. Sì. Ecco, l'ordine era quando lo vedevo il lunedì, mi diceva faccio un bonifico per questa persona. Io addirittura mi porto i moduli in bianco della banca, dei bonifici, e qualche volta l'importo e il nome della persona lo compilavano subito, così me lo firma, e quindi
quello che io considero un ordine, perché me lo dice lui, senza, quando invece mi telefono urgente, non posso aspettare fino a lunedì, che poi diventa martedì perché io lo vedo lunedì sera tardi, allora gli telefono e in genere o mi risponde o mi richiama quasi sempre appena può, mi telefono e lui mi dice sì, no, in base a quello che mi dice io eseguo. Ecco. Poi un'altra precisazione, lei ha avuto rapporti con Emilio Fede? Ecco, Emilio Fede, gli studi del TG4 sono a 100 metri dal mio ufficio, quindi ci incontravamo al VAR, per cui c'era anche un rapporto, direi, di amicizia. Io, per carità, l'ho sempre rispettato, l'ho sempre visto come un giornalista, io sono un impiegato, quindi, però c'era un rapporto anche di simpatia reciproca, ecco, ci si trovava, eccetera, ci si trovava al bar, non è che andavamo a Milano 2, ci sono due bar, quindi da una parte o dall'altra, lì vicino, ecco. E per cui i miei contatti erano quelli, ecco, con Emilio Fede. Poi quando c'è stata la vicenda delle more, è capitato che mi chiedesse ma lì com'è la situazione, ecco, io rispondevo molto evasivamente e quindi dicevo che dovevo chiedere e basta, non andavo mai oltre. Tutti sanno che sono come una Claire chiusa, quello che non devo dire non lo dico, quindi non vado a raccontare altre cose, quindi stavo sul generico. Se mi chiedeva notizie dicevo semplicemente che aspettavo di essere autorizzato a fare qualcosa, basta. Domande? Un'ultima domanda. Signor Spinelli, lei sa che ora chiudono gli istituti bancari, in particolare quello di Segrate? Ecco, scusi, non ho... A che ora chiude una banca? Una banca? No, non in generale, sta chiedendo sì, l'istituto su cui si appoggiava lei. Il Monte Paschi? Sì. Dunque, il Monte Paschi chiude alla 1:30, poi riapre, ha cambiato ultimamente, adesso riapre... Alle... No, nel 2009-2010, lei ricorda? Il domani mattina dovrebbe essere sempre uguale, dalle 8:35 alla 1:25 e dalle 2:30 alle 4:15, io credo, ecco. Quindi, a parte il fatto che tra noi e il direttore e il vice della banca c'è un rapporto tale per cui con colpo di telefono siamo entrati anche fuori orario. Quindi, ecco, quindi è capitato, o è capitato quasi sempre, visto il rapporto, sì, ci rendiamo conto con l'istituto bancario, che avete fatto queste monetizzazioni quando la banca era chiusa, forse anche per ragioni di sicurezza? Può essere, può essere. Anche perché... Sempre per la sicurezza, capita che il camion portavalori non dice mai l'ora, quindi può arrivare alle 10 di mattina o alle 3:30 del pomeriggio, per cui poi la banca deve fare le sue operazioni, controllare, contare, passa mezz'ora, ma se anche passa l'orario ci fanno entrare, ecco. No, questo mi sono rifatto una risposta che lei ha dato prima su domanda del Presidente, perché appunto se noi scorriamo la documentazione bancaria che ci perviene dall'Istituto, effettivamente vediamo che quasi tutti i prelievi sono stati fatti nella fascia delle 13:28, 13:30, 13:40, quindi quando gli istituti bancari di solito sono chiusi. Sì, c'è meno gente in banca. C'è meno gente in banca. Quindi, perché poi noi dobbiamo scendere, cavò. E quindi meno gente c'è, meglio è. Insomma. Meglio è. Grazie, adesso, scusi Presidente. Dovremmo cambiare banca per sicurezza, perché sennò. Grazie. Grazie. Grazie, può andare. Grazie. Speriamo di non doverlo richiamare, che sia ecco, stato eventualmente registrato a dovere. Mi scuso, sono disponibile naturalmente a venire a interpretare. Secondo me non si sente nulla.